Benvenuti e bentornati su Macrares da Chiara Alberti. Qui a Macrares parliamo di tecnologia e innovazione e se sei alla ricerca di trucchi, spunti o ispirazione per essere più performante a casa e in ufficio, sei nel posto giusto. Parliamo anche di digitalizzazione, automazione dei processi aziendali e non attraverso l'uso efficiente delle nuove tecnologie. Inoltre, se non l'hai ancora fatto, visita il nostro canale YouTube Macraris, ma anche la nostra piattaforma macraris.thinkific.com, dove sono già presenti dei corsi su Power Apps, Power Automate, Planner a livello base, intermedio e avanzato. E siccome ne caricheremo degli altri, potete già iniziare ad approfondire argomenti che già conoscete oppure iniziare a esplorare nuovi argomenti partendo dalle basi. Andate quindi subito a visitarla e vi aspettiamo dall'altra parte. Mentre in un video precedente abbiamo visto come in un piano in Planner, quindi nell'app Planner, ricollegarci e visualizzare i file nel sito SharePoint collegato al piano di Planner, in questo video vediamo come collegare un piano in Planner nel sito SharePoint. Quindi facciamo l'azione inversa. Siamo nella home page del nostro sito Progetto Milano 2023. Sempre siamo entrati nell'account di Microsoft, icona di avvio, SharePoint, home di SharePoint. Abbiamo selezionato il sito SharePoint su cui vogliamo lavorare, nel quale vogliamo lavorare. Clicchiamo su nuovo, clicchiamo su piano e ci vengono presentate due opzioni. O creare un piano collegato a Progetto Milano 2023, quindi creare un piano da zero, oppure usare un piano esistente. Se vogliamo creare un piano da zero perché vogliamo fare una seconda versione piuttosto che non l'abbiamo ancora creato in Planner, selezioniamo il nome del piano da zero e viene creato un nuovo piano collegato ovviamente a Planner. Se vogliamo usare invece un piano già esistente, clicchiamo su Piano esistente. Scegliamo il piano esistente che vogliamo collegare al sito SharePoint, noi lo selezioniamo, Progetto Milano 2023 e selezioniamo Crea. In questo modo, nella barra laterale sinistra, ci viene proposto il piano Planner collegato all'applicazione Planner ed è veramente facile e intuitivo. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividi il video e il canale con amici e colleghi che hanno bisogno di esplorare nuovi argomenti di Microsoft 365 oppure approfondire argomenti che già conoscono. Esplorate, visitate il nostro canale YouTube Macraris, andate sulla nostra piattaforma macraris.thinkific.com e ci vediamo al prossimo video. A presto!